La nuova linea 6 della metropolitana, che collega Fuorigrotta con Piazza Municipio attraversando la riviera di Chiaia, fa parte per intero del circuito delle stazioni dell'arte. Da Mostra a Municipio, ad ogni tappa è possibile incontrare opere d'arte contemporanea. Alcune delle stazioni più recenti sono state concepite come veri e propri monumenti, nati dall'incontro fra un architetto e un artista visuale. La stazione Arco Mirelli è stata disegnata da Hans Kollhoff, progettista tedesco, come un grande faro in cui dominano il bianco e l'azzurro. Su una parete è collocata un'opera di Rebecca Horn. Luci ed ombre in movimento sono accompagnate da un sottofondo musicale composto da Hayden Chisholm. Dal colore del travertino, il colore chiaro, la luce che entra dalle vetrate, si passa a una tonalità scura, il grigio scuro, il blu scuro degli intonaci, per discendere appunto poi e prendere i treni, questo passaggio. Interessante è come il pozzo Kollhoff, questo padiglione, risulti cangiante alla luce durante la notte, è un faro luminoso, una lanterna. L'opera non si conclude con questo padiglione, ma è composta da una ricomposizione di tutta l'area, della quale fa parte Piazza della Repubblica, con un secondo padiglione circolare, simmetrico a questo, e l'uscita su Riviera di Chiaia, composta da un piccolo padiglione in miniatura che ospita l'ascensore di discesa e la scalinata, che a questo livello conduce proprio da Riviera di Chiaia, porta all'uscita qui alla Villa Comunale. Quindi è uno spazio che verrà utilizzato da chi prenderà la metropolitana, ma anche da chi vorrà arrivare alla Villa Comunale, quindi utilizzarlo per una funzione urbana. La stazione di San Pasquale è stata concepita dall'architetto sloveno Boris Podrecka coi lavori di Peter Kogler. La mia idea, ha scritto Podrecka, era di far entrare in acqua il viaggiatore, come negli affreschi di Tiepolo a Venezia. Al fondo della sua idea progettuale c'è l'idea di un luogo che è stato sottratto al mare in un certo senso, e il riferimento al mare, perché siamo vicinissimi appunto alla costa, il riferimento al mare pervade il concept della stazione sia nelle installazioni artistiche di Peter Kogler, che appunto attraverso queste immagini di origine digitale trasformano proprio lo spazio della stazione con le deformazioni di queste macchie che rimandano all'idea dell'acqua, del mare, e sia poi attraverso il guscio centrale rivestito in acciaio Corten che incontriamo all'interno della stazione, vuole evocare l'idea quasi di un relitto di una nave ritrovato sul fondo del mare. Viaggiando in direzione Municipio, la penultima stazione è quella di Chiaia, progettata dall'architetto napoletano Uberto Siola, che si sviluppa su più livelli con un ascensore che conduce al Monte di Dio. Dalle banchine dei treni fino alla sommità, l'interno è una grande opera di Peter Greenaway, che disegna un'ascesa mitica dagli inferi all'Olimpo. Qui siamo al primo livello della stazione, a livello delle banchine della stazione progettata da Uberto Siola, Chiaia, e con un intervento artistico complessivo che riguarda tutti i livelli dell'architettura di Peter Greenaway. E qui appunto a livello delle banchine domina il colore di questo rosso pompeiano intenso, perché siamo al piano del regno di Ade, e con tutti questi occhi che ci guardano dalla cupola delle banchine. Poi man mano che saliamo verso l'alto per ritornare verso l'esterno e la luce del sole, appunto i livelli, i colori della stazione cambiano, quindi passeremo attraverso l'arancione di Proserpina, il verde di Demetra, il blu del regno del mare di Nettuno Poseidon, fino ad arrivare in Piazza Santa Maria degli Angeli con la grande scultura di Zeus Giove, che rappresenta il cielo, il Monte Olimpo, la sede degli dei. La stazione Municipio, infine, dove converge anche la linea 1, fa parte del progetto degli architetti portoghesi Álvaro Siza e Eduardo Souto de Mura. Nel grande atrio sono visibili le fortificazioni di epoca vicereale e in futuro saranno esposti i materiali archeologici ritrovati nel corso degli scavi, inclusi i resti del porto romano coi relitti lignei di alcune navi.